Comedy Storytelling. Oggi in collegamento Skype con noi la storia della comicità siciliana, un comico amatissimo e conosciutissimo veramente da tutti. In collegamento Gianni Nanfa. Benvenuto Gianni. Benvenuti a voi, ciao. Ma non sarò sola perché c'è una sorpresa. In studio con me suo figlio Roberto Nanfa. Anche lui ha a che fare con la comicità, con il teatro e quant'altro, e lo scopriremo durante la puntata. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. A seconda dall'orario in cui lo guardate. Sì, perché noi andiamo sia sul canale regionale ma anche in streaming, quindi la gente lo può guardare quando gli va. Allora, iniziamo a parlare con Gianni Nanfa del suo percorso professionale che è veramente infinito, non so se riusciremo in una puntata. Ha iniziato nel 1974. Cioè, ma sì. Diciamo che l'inizio risale al 69, poi nel 74 è cominciata la fase quella professionistica con i Travaglini. Sì, c'è stato questo inizio con Gigi Buruano, tra l'altro. Anche lui era amatissimo dal pubblico. Sì, già famoso da allora, aveva persino fatto i Malavoglia al Biondo, quindi era un attore di un certo spessore, già importante allora, poi lo è diventato ancora di più. Come vi siete conosciuti? Cioè, come è avvenuto questo incontro? L'incontro non è avvenuto con Gigi, l'incontro è avvenuto con il nostro autore e regista di allora, il notaio Antonio Marsala, che è stato il nostro mentore per i primi anni. E io mi sono presentato a casa sua insieme a Bibi Bianca spiegandogli che avrei voluto fare questo lavoro. Diciamo, era molto perplesso, però dopo 7-8 mesi si fece sentire, abbiamo scritto delle cose insieme e da allora è cominciata la storia. Quindi abbiamo fatto il primo spettacolo dove c'era Gigi, nel secondo Gigi non c'era più perché passò alla prosa popolare facendo La Coltellata, che ebbe molto successo, e poi Palermo Cara successivamente. Però un percorso un po', non dico strano, però dalla passione, diciamo, per la letteratura, cioè lei è un professore, conosciuto anche come professore, ama anche la comicità. Cioè, come nasce questo amore appassionato per la comicità? Di fatto non c'è niente di strano, perché la comicità, diciamo, nella letteratura esiste da che esiste la letteratura. Quindi già parliamo, diciamo, di tempi antichissimi. È inutile fare storia dell'antichità in questo momento, però fondamentalmente le prime barzellette risalgono al VII secolo avanti Cristo, al VI secolo avanti Cristo, quindi figuratevi di chi stiamo parlando. Persino le favole di Esopo, e Roberto questo lo sa, erano delle barzellette che poi hanno trasformato in favole. E quindi, diciamo, la comicità è antichissima. Però si concilia benissimo con l'attività dell'insegnamento di lettere, del latino e del greco, perché gli artifici retorici sono il tutto nella comicità. Se non c'è conoscenza degli artifici, di fatto non ci può essere una comicità efficace. E chiaramente chi ha fatto il latino e il greco li conosce meglio, inevitabilmente. Per cui io ritengo, mi sento gratificato all'attività di attore in questi quasi 50 anni, andati discretamente bene, però devo dire sinceramente mi sento più gratificato come autore, perché certe cose dopo che le scrivo mi chiedo ma come le ho scritte, perché non riesco neppure a risalire al percorso che mi ci ha portato. Infatti le considero una botta di culo, però infatti ho scritto anche diversi libri, ne parleremo nel corso della puntata, ma intanto vorrei parlare anche con Roberto perché ce l'ho qui, ovviamente. Come hai accolto questa attività di tuo padre durante tutta la tua infanzia, adolescenza? Come l'hai vissuta? Ma allora, l'ho vissuta all'inizio da bambino in maniera un po' triste, perché comunque avere un papà che ogni sera a spettacolo, quindi non c'è mai, perché la mattina siamo tutti a scuola, la sera in teoria dove tu hai una sorta di nucleo familiare, un rientro a casa, un qualcosa, che di fatto però non c'era mai, all'inizio era un po' una sorta di trauma, all'inizio comunque c'è un distacco, un qualcosa. E lì è stato il grande guaio, perché ho detto, beh, vediamo cosa fa. E ho cominciato a seguire papà. E quindi ti sei innamorato, sì, pure tu del teatro. Esatto, sarebbe stato meglio forse un posteggiatore abusivo, anche perché avremmo sicuramente gestito meglio la situazione. Invece poi mi sono a poco avvicinato allo spettacolo, al mondo dello spettacolo, al teatro e a tutto. Però al di là
delle facili battute, no, poi il mondo dello spettacolo comunque ti conquista. Diciamo, questa è una sorta di rapporto odio-amore da bambino, poi però già da bambino, insomma, recite a scuola, sempre salendo poco a poco di livello. Eh sì, infatti hai fatto sia spettacoli teatrali, comici, e poi sei direttore artistico di un teatro, che è il Teatro Jolly a Palermo. Esatto, poi tra l'altro tu il percorso te lo ricordi, perché ci siamo incrociati, così, quindi... anche io ho fatto in un momento particolare della mia vita l'attrice comica, non se l'aspetta nessuno, però l'ho fatta insieme a lui. Quindi poi a poco nel percorso, poi nel 2012 abbiamo avuto questa occasione di trasformare l'ex cinema Jolly in teatro, e poi da lì chiaramente, insomma, si è messa in moto una macchina che all'inizio forse avevamo addirittura sottovalutato quanto potesse essere grande, importante, anche una sorta di veicolo. Perché negli anni è diventato comunque, in pochi anni è già diventato un punto di riferimento non soltanto nella scena né locale né regionale ma addirittura nazionale. Noi riceviamo spessissimo, sia per mail che per telefono, contatti da teatri di Roma, di Milano, di Genova. Avete una stagione molto ricca e spettacoli molto belli. Allora, abbiamo parlato di tutta l'attività, insomma, iniziale di Gianni Naso, e direi di fare vedere al pubblico, che già conosce comunque benissimo di che cosa sto parlando, un video dove vediamo Gianni Naso in uno dei suoi monologhi. No, signore, non sono Vincenzo, ci somiglio, ma non sono Vincenzo. Io sono un precario, ma non precario, diciamo, di quelli recenti, precario proprio da quando sono nato. Persino nel camminare ero precario, perché mio padre mi faceva fare passare 1,5 metri per risparmiare sulla riscarpe, quindi, diciamo, annarboleava tutto. Sì, mio padre, tra l'altro, che mi educava col metodo Montessori, mi diceva: o vedi, appena sbagli, trugni un tempolone a cusse fuotte, ma a cusse fuotte, che per darti il secondo, prima te viene a cercare per birronista a finire con un tempolone prima. Sì, e mi faceva pure scegliere, ma era una scelta falsa, diciamo, non era vera scelta, perché mi diceva: le legnate le vuoi prima o dopo i pasti? Ma che razza di scelta è? Io posso capire, preferisci una punizione o le legnate, ma le legnate sempre sono prima o dopo i pasti. Comunque io, diciamo, a questo punto preferivo l'antipasto di legnate, perché siccome lui odiava la pasta fredda, scantandosi che ci rifiutava la pasta, mi dava solo un tempurone e se andiamo. Mio padre. No, diciamo, è stata un'infanzia tra l'altro anche abbastanza difficile, perché mio padre litigava sempre con mia madre fino a quando si sono separati. E poi litigavano per chi mi doveva tenere, perché mio padre voleva che stava con mia madre e mia madre voleva che stava con mio padre. Allora il giudice mi ha affidato ai nonni. Solo che dopo qualche anno hanno cominciato a litigare pure i nonni e si sono separati pure i nonni. Allora lo stesso problema, il nonno voleva che stava con la nonna voleva che stava con un nonno. Allora il giudice mi ha affidato a una famiglia estranea. Appena hanno cominciato a litigare, sono andato a venire io direttamente, prima che si separassero. Nuovamente studio con Comedy Storytelling. Oggi in collegamento con noi Gianni Naso e in studio il figlio Roberto Naso. Abbiamo appena visto un monologo che lo riguardava, stiamo percorrendo il suo percorso professionale e parliamo degli anni Ottanta, dove ha lavorato anche Rai, Radio Rai. Beh, in Rai una delle esperienze più interessanti è stata Radio Italia Marconi, che poi è stato trasformato anche in libro umoristico molto efficace. Era una trasmissione che andava per 2 ore tutte le domeniche dalle 14 alle 16 e devo dire che sono state 12 puntate, che poi credo, se ricordo bene, sono diventate 16, e funzionava molto perché in una radio privata degli inizi del Novecento si svolgevano situazioni paradossali, molto molto interessanti, tra l'altro inserendo gli sponsor di allora, che erano le biciclette bianche, il Fernet Branca, tutto quello che ci poteva essere in quel periodo, che ancora oggi fondamentalmente c'è. Non ci permettevano in quel periodo di mettere gli sponsor, perché la Rai li considerava una vergogna per certi versi, era roba da televisione privata, ma poi chiaramente quando abbiamo visto Baudo e tutti gli altri cominciare a fare pubblicità ci siamo rammaricati, perché l'avremmo voluto fare già noi qualche anno prima con Radio Italia e Marconi. E c'è stato anche un periodo con la storia del cabaret, e là ci sono state anche delle esperienze molto interessanti, tra cui un duetto tra me e Renzino Barbera sui Bronzi di Riace. Io facevo un bronzo, lui l'altro, e ci siamo divertiti tantissimo.
Chissà se su internet il pubblico può ritrovarlo, chi lo sa. Io ho fatto una ricerca e non l'avevo visto, però magari possiamo Era radiofonico. Però. Era radiofonico, magari hanno ripreso qualcosina, non si sa. Però poi arrivano gli anni 90 e nel 92-93 lei è autore di Grand Hotel Cabaret. Sì, sì, con la regia di Ignazio Mannelli, col quale abbiamo condiviso questa idea di un hotel dove chiaramente tutta la clientela che circolava, compreso il personale, fossero tutti gli artisti siriani. E un po' n'erano tantissimi, tra cui un Salvo Ficarra giovanissimo. Sì, persino lo stesso Renzino ha partecipato a uno dei cicli. Ficarra giovanissimo, Picone idem, c'erano i 3¼, insomma, non mancava nessuno. Vespertino e poi c'era anche Mary Cipolla, che è un'artista con la quale lei ha collaborato tantissimo nel suo percorso professionale e tuttora continua a collaborare con lei. Sì, c'è stato questo ritorno di fiamma con l'arrivo del Teatro Jolly, perché prima per 10-15 anni lei ha lavorato a Roma, al PUF, e quindi non ci si è visti più. Ma inizialmente, all'inizio degli anni 80, abbiamo fatto spettacolo insieme, devo dire con grandissimo riscontro da parte del pubblico. E se oggi esiste uno zoccolo duro di pubblico che continua a seguire dopo tanti anni è perché di fatto dall'80 a oggi, per fortuna, uno spettacolo sbagliato non c'è mai stato. Ci sono stati quelli che hanno suscitato più interesse e riscontro da parte del pubblico, però in buona parte devo dire che in tutta questa carriera forse la chiave successo è stata quella di avere molto rispetto per il pubblico, scrivere sempre spettacoli che corrispondessero in qualche modo alle loro aspettative. Quindi soddisfare le esigenze dell'autore che scrive quello che vuole, però fondamentalmente con grande rispetto di chi paga il biglietto, che ha sempre ragione. Mary Cipolla te la sei ritrovata anche a casa spesso, suppongo, da quando eri piccolo. Ma a casa sinceramente no, per un motivo, quando ero piccolo, perché già fu il periodo che lei cominciò ad andare a Roma. Ah, ok. Si trasferì. Quindi a casa, ti devo dire la verità, poco, molto poco. Però in teatro sì. È un tipo molto frizzante, esuberante. Assolutamente sì. È piacevolissima, anche perché per come la vedi poi è Mary, fondamentalmente. Sì. Quindi è stata nostra ospite, ci siamo divertite molto. Non lo metto in dubbio perché conoscendola. Durante la puntata è una chiacchierona e la salutiamo perché sicuramente ci sta guardando. È una forza della natura. È una forza della natura, veramente. Abbiamo parlato di lei, vediamo un video che vi riguarda. Vedi come parla di mia madre. Ma perché non lo ammetti che la odi? Io la odio. No, ne stiamo parlando dicendo che le suocere si odiano, però io della mia tutto sommato, meno male che ci sono testimoni. Cioè, stiamo dicendo che io della mia non mi posso lamentare. Ma scusa, con tutto quello che spendo ogni mese di pasticceria, ci porto sempre sciù, cannolicchi, pasticcine, Maria Stuarda, non so ciò che... Vero, perché sai che avevo diabete, delinquente. Tu avevo fare muore a mia madre. No, che, lo so che c'è il diabete, ma io dico, mischina, perché si deve privare, almeno muore e muore contento. Sì. Ah, sì, te pare disonesto, sei disonesto, tu scordaste, tu scordaste. Ci fa credere Cristiano, ci fa credere Cristiano, perché non ce lo dice alle persone che la vado a trovare spesso, perché non ci va. Vero, vero, la va a trovare spessissimo, mia madre sta in una palazzina antica, non c'è il citofono, e tu che fa? Bussa, e mia madre giustamente si affaccia per vedere chi è, e si sporge, chi è, chi è, perché tu si ammuccia. Perché qui è un gioco innocente, che vuol dire? Sì, innocente, per farla svagare magari, o per farla entrare in un fenestrone. Vabbè. Perché vabbè. Non lo ammetti, perché non lo ammetti che non lo puoi vedere, con te pare un amore, mia madre. Amore, io. Tu scordasti quando la Coppa, la finale della Coppa, la Coppa dei Campioni, dei Campioni in Spagna. Chi è? Quando partisci il giorno dopo mi arrivò un telegramma dell'ufficio. Dice, condoglianze. Vabbè, ma non era di ferie, ci disse che morì mia suocera, che c'è di male? E ti pare questo queste cose allungano la vita. Allungano la vita? Ah, ti pare questo il modo? Vabbè, hai ragione tu. Sai amore, come va a finisci? Che io e tu ne lassamo per come tratti a mia madre. Abbiamo appena visto un video che riguarda uno spettacolo di Gianni Nanfa insieme a Mary Cipolla, che è un'artista con la quale ha lavorato tantissimo durante la sua carriera, e siamo nuovamente in studio con lui e con il figlio Roberto Nanfa.
Allora, poi negli anni 90 non c'è solamente Grand Hotel Cabaret, non ci sono solamente gli spettacoli teatrali, ma decide di prendere in gestione un teatro, che è il Teatro al Convento di Palermo. Sì, purtroppo Roberto giustamente non può ricordarlo, però non era il 92 ma era il 94. Il 94, quindi... ho avuto un suggeritore insomma che non è stato attentissimo. Beh, vabbè, 92 e 94, siamo comunque negli anni 90. L'abbiamo gestito sino a maggio del 2012, quindi per un periodo abbastanza lungo, quasi 20 anni. E devo dire che è diventato in qualche modo il punto di riferimento, malgrado fosse piccolino, fuori dal centro, punto di riferimento del teatro, diciamo, comico dell'epoca. Ci facevano anche le selezioni Gigi e Michele per quanto riguardava le Gino e Michele, eri troppo piccolo, non puoi ricordarlo. Esatto, Gino. Il figlio la riprende, Gino e Michele, vabbè, può capitare, insomma, capita anche a me che sono una E quindi fondamentalmente, diciamo, è stata un'epoca molto, molto, molto bella. Poi, ahimè, le piogge torrenziali lo hanno fatto diventare un posto problematico, anche se il fascino lo conserva tutt'oggi. E quindi ci siamo trasferiti al Teatro Jolly, esatto, di Palermo. E che differenza c'è tra scrivere uno spettacolo teatrale e portarlo in scena e poi selezionare anche degli altri spettacoli che devono costruire una stagione teatrale? E quindi come si riesce a percepire il gusto del pubblico di quel determinato momento storico? Ma diciamo che il pubblico degli abbonati è un pubblico molto esigente, perché si abbona chi è amante del teatro e quindi chi di spettacolo ne ha visto nei decenni precedenti un bel po'. E quindi non è un pubblico di passaggio, è un pubblico di fatto che ha, diciamo, abbastanza gusto. E per soddisfarlo bisogna, diciamo, in qualche modo inserire in cartellone le novità col contagocce, non tutto in una volta, perché di fatto non le accetterebbero. Invece se si abituano in qualche modo a degli spettacoli un po' più ibridi, dove c'è anche la musica, dove c'è anche la danza, quindi diciamo delle pseudo commedie musicali, perché non sono tali, allora a questo punto a poco apprezzano e se ne possono inserire di più nel tempo. Infatti un certo tipo di pubblico si sarebbe aspettato un cartellone tutto di cabarettisti, anche al Jolly, invece no, abbiamo dato più spazio alla prosa, e tra l'altro con Pandolfo c'era molta sintonia su questo, perché ci teneva che si facesse la prosa brillante. E di fatto, diciamo, poi questa politica ha pagato, perché oggi se facciamo poco cabaret non se ne accorge nessuno, perché di fatto 8 su 10 sono commedie brillanti. Quindi Roberto, si deve unire la classicità con qualcosa di innovativo. Anche qualche artista che viene dai social adesso va a teatro a fare le commedie. Assolutamente sì, perché comunque è un percorso per certi versi obbligato, perché comunque il comico stesso non può fare sempre un tipo di spettacolo. Anche a livello nazionale, se tu vai a vedere, c'è chi si evolve e poi diventa attore teatrale in commedia, c'è chi si evolve e poi diventa regista, c'è chi si evolve e poi diventa produttore. Si nasce dalla comicità, poi magari si diventa spesso dell'altro. Io faccio sempre l'esempio, perché è famosissimo, lo conoscono tutti, Carlo Verdone. Si può vedere i primi film di Carlo Verdone, poi di fatto diventa regista, adesso negli ultimi credo sia anche coproduttore addirittura. Quindi è un tipo di percorso che inevitabilmente deve essere diverso, come inevitabilmente sono diversi film. Se tu vedi i primi film di Verdone, vedi gli ultimi, è tutt'altro. Sempre gradevolissimo, sempre piacevolissimo, ma è tutt'altro. Quasi tutti mi avete citato Carlo Verdone in questa trasmissione, devo dire. Spero, no, l'ho intervistato tante volte, spero che sia ospite anche qui di Comedy Storytelling, perché avete tutti tratto spunto comunque negli anni Ottanta della sua comicità. Abbiamo citato Antonio Pandolfo e io direi di vedere una parte di spettacolo che vede protagonista Antonio Pandolfo con Gianni Naffa. Padre,
sento il bisogno di confessarmi. Bisogno, che farà pipì a fare che un bisogno, che dici figlio mio? Sento l'esigenza di confessarmi. Esigenza, che bisogno di piccioli che senti l'esigenza, che dici? Vuoi dire forse il desiderio? Desiderio di confessarmi che parte dai meandri del mio subconscio e si vuole espandere attraverso il mio io. Ora, picchiata per finza, quanto avevi quando ti confiesse? 10 anni. Ah, allora ma festeggiare, è l'anniversario, ora bendiamo. Ora. Che peccato grave. No, è un peccato che hai deciso proprio oggi pomeriggio. Mi resta tutto appuntamento. Mi sta squagliando, Che faccio, me ne vai? Una volta la seccata, però mi raccomando, non mi contare fessare, dico, non mi raccontare ciò che... giuri, giuri, ripeccate, proprio il cibo. La crema. La crema, ecco, ripeccate. Non fare come quella signora che se ne è andata. Cu? Dai, signora che se ne è andata, con 80 anni non la fare più. Cu? Quella signora che se ne è andata poco fa, che 80 anni non le deve fare più. Cu? Quella signora. Mi viene a conto che ha avuto diabete e si mangia Nutella a moccioni di suo figlio. Ma chi me ne fotte a me? Chi mi viene a conto? Ma per perdere tempo? Padre, io sono sposato! Non mi viene niente, pure io, non l'hai vista la fede. Però io non posso sopportare la misogina. Fino a che punto non la puoi sopportare? Non la posso digerire, è come me e tanti altri, pure le zanzare. Dopo che la muzzica non si vanno a rovesciare un nuovo gabinetto. A Comedy Storytelling oggi ospite in collegamento Skype Gianni Nanfa e in studio Roberto Nanfa. Abbiamo visto un video che vedeva protagonista Antonio Pandolfo insieme a Gianni Nanfa. Ha lavorato veramente con tantissimi artisti comici siciliani, anche con Giambrone, insomma su YouTube si vede di tutto di più. Che cosa deve scattare tra due attori per lavorare bene insieme sul palcoscenico? Ma la sintonia intanto nasce dal fatto che l'autore, in questo caso, conoscendo con chi deve lavorare o con chi continua a lavorare, conosce i tempi dell'altro artista e quindi chiaramente scrive dei testi che si addicono ai tempi di entrambi. E quindi la sintonia nasce da questo, perché non tutti i testi sono adatti per tutti gli attori. Bisogna andare a toccare certe corde per fare sì che poi il testo sulla scena funzioni. E in questo caso devo dire che è stato sempre così. Fino adesso in 50 anni hanno funzionato benissimo. E lei scrive tanto, non solo spettacoli teatrali, ha scritto anche libri. E ha come animatore La grammatica del comico e L'amore non è un gioco. È un gioco. L'amore è un gioco, scusa. In precedenza diciamo che c'era stato in Parole ricche un testo comico, molto poliedrico, con la prefazione di Piccardo e Picone. Poi dopo alcuni anni si è pensato nel 2008 di creare una casa editrice perché nessuno voleva pubblicare La grammatica del comico perché era un testo troppo universitario, troppo accademico. E quindi dalla grammatica del comico poi si passò all'Amore è un gioco, che è il solo testo italiano che tratti il problema della coppia. Lo chiamo problema perché il rapporto all'interno della coppia è sempre un problema dal punto di vista della comunicazione, ma è anche un libro umoristico, è quello che mi ha dato più soddisfazione a livello di botteghino, la lingua parte dove il dente duole, di vendite. E poi mentre come animatore purtroppo non ha avuto una diffusione nazionale come meritava, perché è l'unico manuale di animazione turistica che esiste in Italia. Quelli dei quali stiamo parlando sono tutti manuali, perché noi come editori, come Edizioni Avia, ci occupiamo esclusivamente di manuali che si occupano di comunicazione, e quindi sia L'amore è un gioco che La grammatica del comico, che ha come animatore, sono testi di comunicazione. Ma abbiamo parlato di tutto il suo percorso professionale artistico, ok, però questa cosa, L'amore è un gioco, mi ha fatto venire in mente che non gli ho fatto domande sulla vita privata. E lei comunque riporta molte dinamiche di coppia nei suoi spettacoli. Sì, sì, diciamo che sono le più antiche nel campo della comicità, dai tempi di Aristofane fino ad oggi, e che funzionano se però sono lette con un occhio meno male all'attualità e alle dinamiche, diciamo, della coppia moderna, perché rifare, diciamo, antichi schemi nella coppia non funziona, bisogna in qualche modo rinnovarsi, e ci siamo riusciti alla grande. Non per nulla lo faccio sempre con Mary, che essendo una grandissima attrice, forse la migliore comica che abbiamo non in Sicilia ma in Italia,
di fatto riesce egregiamente, perché è ovvio che l'intesa da questo punto di vista contribuisce a rendere più comici i testi. E invece qualche curiosità, Roberto, dato che Roberto qua, che è suo figlio in studio, qualche curiosità su papà Gianni? Curiosità, guarda, ce ne potrebbero essere tantissime. Una per il mio programma. Ma no, curiosità, non ci sono curiosità particolari. Tendiamo a scherzare su qualunque cosa. Io faccio sempre l'esempio di quando ci hanno buttato fuori a un funerale. Il prete ci ha cortesemente invitato a uscire, che quindi la vice lunga su come gestiamo. Ma vi facevate battute a questo funerale? No, era perché qualcosa il prete di era, comico. Si prestava particolarmente. Ah, era il prete che purtroppo, era comico. Purtroppo okay. Eravamo seduti accanto, perché siamo arrivati in ritardo, quindi eravamo in una delle ultime file. E quindi poi cortesemente, a un certo punto, quando non ne ha potuto più, il prete ci ha cortesemente buttato fuori. No, ma al di là di quello, è per dire che comunque il papà, come lo vedi, cioè scherza su qualunque cosa. Ed è giusto? Sì, io tendenzialmente sono molto simile, cioè mi alzo la mattina per rompere le scatole al mio prossimo. Quindi qualunque cosa faccio io devo scherzare, se non è finita. E questo comunque ti aiuta tantissimo, perché quando per esempio lui sta in prova o quando scrive qualcosa tende sempre a ridere, a scherzare, a trovare la battuta, a trovare la situazione, il che aiuta anche per esempio in fase di prova, quando vai a mettere in scena un testo, poi ti viene una cosa estemporanea che diventa definitiva, ti viene la battuta che magari stravolge una scena, una situazione. E questo inevitabilmente, ma chi fa spettacolo lo sa benissimo, aiuta tantissimo nella messa in scena di uno spettacolo. Aiuta in tutto. E diciamo che il professore Nanfa è stato un faro per Ficarra e Picone, anche che hanno detto che loro sono il frutto della comicità di Gianni Nanfa. E io direi che adesso purtroppo il nostro tempo a disposizione sta per scadere, ma prima dobbiamo ricordare gli appuntamenti del Teatro Zolli. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo per i prossimi 15 giorni, per i prossimi due fine settimana, Manfredi Diliberto e Tiziana Martilotti in Amore Brodo di Ceci. Spettacolo molto divertente che parla appunto delle dinamiche di coppia. Manco a farla apposta. Poi ci fermiamo per Pasqua. Subito dopo riprendiamo con Stefano Piazza e la band, altro spettacolo molto divertente. E poi per tutto il mese di maggio, sempre per quel discorso che facevi un attimo fa, il professore Nanfa, lei ha collaborato con tutti, per la prima volta in tanti anni abbiamo Nanfa ed Ernesto Maria Ponte in scena insieme, in una commedia che già dalla primissima lettura è uno spasso, che è A Zio Piacendo. E quindi per tutto maggio avremo questa commedia con Nanfa, Ponte, Clelia Cucco, Tiziana Martilotti e Rossella Leone. Speriamo di avere anche Ernesto Maria Ponte presto in questa trasmissione. Allora, professore Nanfa, tantissimi appuntamenti, una vita veramente ricca di appuntamenti a teatro. La sua vita senza il teatro che cosa sarebbe stata? Questo non lo so, però se ci sarà una seconda vita poi vi faccio sapere. È stato carinissimo ad accettare il mio invito a questa trasmissione, la ringrazio per la disponibilità. Grazie Roberto che è stato in studio. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e arrivederci a presto. E grazie al pubblico che ha seguito Comedy Storytelling. Vi do appuntamento alla prossima puntata.